libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. Gianni Colacione per Libri TV, alla presentazione del romanzo a puntate, potremmo chiamare, di Pierpaolo Segneri, il romanzo In che mondo viviamo, qui al Teatro Arciliuto. Incontriamo Roberto, ha assistito appunto alla presentazione, è stata una piccola conferenza stampa, presentazione con molte persone. Roberto è un amico di Pierpaolo, che impressione ti ha fatto questa presentazione? Ma dunque, è stata ottima sotto tanti punti di vista. Prima di tutto il fatto di coinvolgere tanti giovani. I giovani sono difficilmente coinvolgibili in operazioni e progetti che sono indirizzati a un pubblico molto ampio, quindi i giovani hanno un loro mondo, vivono nel loro mondo normalmente. Quindi questo è un titolo molto importante di merito per Pierpaolo. Tra altre cose vi ho visti entusiasti, partecipi, hanno realizzato questi progetti, questi disegni, queste pitture legate a questo romanzo, ma non in maniera superficiale. Sono andati a scavare, hanno studiato, letto e studiato il romanzo e quindi hanno tirato fuori questi simboli, questi personaggi. Hanno tirato fuori l'anima di alcuni di questi personaggi e quindi molto, molto interessante. E chiaramente il resto del pubblico, un pubblico molto, molto vario, qualificato, molti professori, e quindi diciamo forse più mi aspettavo più un pubblico di questo tipo, ecco. Roberto, un accenno sullo strumento che ha utilizzato Pierpaolo, appunto, che è questa forma, diciamo, a puntate sul web, che utilizza anche molto i social come promozione, che spesso sono criticati, diciamo, come strumento diabolico, quasi di azzeramento della capacità critica, e invece possono anche essere invece uno strumento di diffusione di cultura in questo caso. Certamente, dunque i social sono un mezzo fantastico e molto democratico, quindi danno delle possibilità a ogni persona di poter comunicare. A volte sono usati male, sono usati per sfogare la rabbia, per sfogare le problematiche che la nostra società ci pone di fronte ogni giorno. Usato in questo modo, io invece credo che sia il modo giusto, il modo con cui potremo nei prossimi decenni conquistare degli interlocutori, quindi che siano lettori, che siano ascoltatori di musica o spettatori di film. Io credo che la rete, il web, sarà sicuramente il mezzo di maggiore per attivare i contatti, quindi in questo senso stanno facendo un'operazione, almeno in Italia, sicuramente all'avanguardia. Grazie Roberto. Poi man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te e dice che un domani avrà bisogno